Matteo Renzi, al quale faccio il mio in bocca al lupo e i miei auguri più sentiti per l'incarico che assume. Piano per il lavoro di cui si occuperà l'onorevole Madia, una idea sull'Europa. Corriere Italiano. Ancora non avete ben capito con chi state parlando. Stiamo per di cui si occuperà l'onorevole Mogherini. Lo metto qui, vi do una mano. Non è possibile che cambino tutte le volte i simboli dei partiti e rimangano le stesse facce alla guida del paese. Vai, le ultime, andiamo via? Prego. Lucia Stefania Manco, il Corriere Italiano. Tutto questo ricorda in un certo senso un film già visto. Io divido l'umanità in 5 categorie. Berlusconi. Gli ominicchi. Veltroni. I ruffiani. Lei poi non è poi così nuovo in politica. E qua, qua. Anche se si è presentato un po' come il messia portatore del nuovo. Sono pochissimi gli uomini. La domanda è questa: se dovesse fallire, è disposto a dimettersi, a cambiare mestiere? No. Sì, ma anche su questo ho già risposto. È chiaro che se uno non funziona, va a casa. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Perlomeno doveva andare così. Poi mi racconta a parte qual è il film che ha visto insieme a Berlusconi e Veltroni. E sono due modelli, no, perché sono due film molto diversi. Comunque le ho risposto. O passi da un consenso popolare o non sei credibile. Nel caso di fallimento è chiaro che uno ne tira le conseguenze. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Poi abbiamo un nome, noi ci chiamiamo Partito Democratico. Che lei è partigiano? No, io ho fatto un incidente in auto. Le scelte che facciamo le prendiamo insieme e le seguiamo insieme. Sì! Le segnalo che non è un tema all'ordine del giorno il ritiro della fiducia, anzi... Ma mi faccia il piacere, se ne vada! Credo che ieri i cittadini abbiano detto con molta forza... Lo capiranno che la musica è cambiata, ora basta dargli l'altra guancia. Che sia arrivato il momento di fare le cose e di fare sul serio. Ho detto in più sedi che l'establishment economico, finanziario, politico... L'Italia cambia verso! In alcuni casi persino culturale, facendo riferimento a una parte del mondo accademico del nostro paese... Nel Museo Archeologico di Bolzano esistono i resti di un antico lavoratore a tempo indeterminato. È un establishment che ha molto da farsi perdonare.